Manca ancora qualche mese alle prossime elezioni europee, ma il tempo dei sondaggi e delle previsioni sui possibili scenari politici che si potranno creare a maggio 2019 sembra essere già arrivato. Rispetto al voto precedente, quello del 2014, le rilevazioni attuali prevedono un declino di entrambi i maggiori gruppi politici esistenti. Partito Popolare e Socialisti Europei, sempre secondo le previsioni, dovrebbero lasciare ampio spazio alle famiglie politiche più piccole, tra cui nazionalisti, populisti ed euroscettici. Non esistono sondaggi condotti a livello europeo, ma per farsi un'idea basta guardare le tendenze sul voto condotte da giornali e network dei vari stati membri. Ne esce un quadro di generale declino della sinistra, famiglia che all'Europarlamento si ritroverà orfana anche dei laburisti britannici. Terzo contingente per ampiezza nel 2014, ma che ora, dopo la Brexit, non avranno più posto al Parlamento europeo. In precedenza abbiamo avuto le elezioni europee, erano dei sondaggi sulla popolarità del governo nazionale. L'effetto qual era? L'effetto era che i sostenitori del governo se ne stavano a casa perché tanto le elezioni non avrebbero cambiato niente, e a votare andavano fondamentalmente quelli, gli oppositori, quelli che erano contro il governo in carica, il che tendeva a dare un peso forse maggiore di quello che hanno realmente alle posizioni estreme. Questa volta non è detto che vada così, perché per la prima volta si andrà a votare sull'Europa e i pro Europa avranno un argomento forte. Guardate che se vincono le estreme, se vincono le forze anti-europee, qui si sfascia tutto. E siccome una parte ampia di europei non ha voglia che si sfasci tutto, è possibile che questa volta vadano a votare.